Ma mi vengono evidenti due considerazioni. La prima, che la Chiesa ha fatto una scelta in questo ambito e non è più disposta ad accettare nessun compromesso, nessun silenzio, quindi mi pare che ormai la linea sia palesemente consolidata. Del resto Papa Ratzinger, che aveva ridotto lo stato laicale oltre 1.000 preti, sia pure nella discrezione, mi sembra che sia un dato alquanto eloquente. Nella Chiesa non c'è posto per i pedofili. Quindi ormai come dire, il dado è tratto e non si torna indietro. In questo caso mi pare poi che Papa Francesco abbia in qualche maniera voluto dare anche un tono di esemplarità. Non solo ci sarà una giustizia penale, quella diciamo canonica è già stata comminata perché questo arcivescovo è stato ridotto allo stato laicale e quindi non ha più immunità diplomatiche e nient'altro, ma accanto a questa giustizia canonica c'è anche la giustizia penale, questo si fa in carcere. Il fatto che sia agli arresti domiciliari è legato soltanto a oggettivi motivi di salute. E però, dicevo, questa esemplarità dice anche che il Papa vuol rendere conto al mondo che la Chiesa è capace di prendere provvedimenti, non solo quindi di cercare di coprire, di fare dei provvedimenti canonici, ma anche quei provvedimenti penali che in prima istanza spettano la Chiesa stessa per i suoi cittadini, perché lui come diplomatico era cittadino vaticano. E essendo questa prima pena prelude al fatto che possano essere comminate pene in paesi poi diversi, come la Polonia o la Repubblica Dominicana, dove era nunzio apostolico, perché una volta tolta l'immunità parlamentare, lo scenario potrebbe aprirsi ad altri scenari ancora più drammatici. Però, ripeto, il Vaticano ha dato un chiaro segnale che c'è una giustizia canonica, una giustizia penale e c'è anche un'esemplarità della pena perché tutti sappiano che da queste cose non si esce con le mani pulite e neanche con la faccia pulita.